voglio ringraziare innanzitutto gli organizzatori per questo invito, perché quando nella nostra città si hanno manifestazioni di questo genere, è sempre un momento particolare di riflessione, di ripensamenti e un momento costruttivo. Parlare di violenza di genere di questi tempi sembra anacronistico, anche perché sembra che questa nostra doppia X non ci abbia protetto. Ma in effetti non è così, perché quando si parla di violenza di genere si parla di ogni tipo di violenza che ha una base di discriminazione sessuale, per cui non solo sono le donne vittime di questa situazione, sicuramente sono le più numerose, ma possono essere bambini, possono essere persone la cui identità sessuale è più fluida, per cui abbiamo a disposizione un argomento che purtroppo coinvolge un ingente numero di individui. Perché deve esserci questa violenza di genere? Sicuramente a base c'è un fatto genetico, la forza dell'uomo, la forza di chi è stato creato con maggior vigore è quella che di solito è il sopravvento. Ma non succede sempre questo, perché è capitato anche qualche violenza al contrario, di donne che riescono con una sorta di maleficio a tenere scacco anche all'uomo più sicuro e più forte. Ma andare avanti con questo discorso sembrerebbe molto, molto vago, ma il ritornare a pensare ad una violenza di genere che si identifica anche con una violenza assistita, quella che significa nell'ambito delle pareti domestiche, nelle famiglie che sembrano maggiormente protette, è una cosa ancora più grave, più importante. Perché è più importante? Perché a volte, proprio nelle famiglie in cui tu pensi ci sia la maggiore armonia e per una sicurezza economica, per una sicurezza, per una posizione sociale, è proprio lì che avviene la violenza. È strano che succeda ciò. Io l'ho spiegata in un determinato modo. Nelle famiglie meno abbienti, quella che c'è il sacrificio quotidiano per poter per ottenere l'ascensore sociale, c'è un maggiore impegno quotidiano e un impegno anche affettivo da parte dei genitori. Allora, quando invece l'ascensore sociale ti ha portato a piani più alti, arrivano le insicurezze. Arriva innanzitutto il delirio di impotenza di chi nella famiglia ha raggiunto il massimo prestigio e poi arriva anche l'insicurezza di chi vuole raggiungere mete sempre più alte. Ed è qui che si viene a creare un ambiente molto aleatorio, molto difficile a volte da gestire. In qualunque caso, parlare nel 2000 di violenza di genere e di violenza assistita sembra quasi un paradosso, ma purtroppo è una situazione che va affrontata e va affrontata a livello sociale, va affrontata a livello psicologico, quindi socio-sanitario, va affrontata a livello delle istituzioni. Quindi step by step vanno raggiunti gli obiettivi che tutti riusciamo.